Oggi voglio darti 7 consigli molto preziosi per aiutarti a gestire questo tipo di, se vogliamo chiamarlo, problema. Imparare a gestire la fame emotiva richiede delle azioni concrete, pratiche, ma anche molto semplici. Prima di tutto, la prima cosa che ti consiglio di fare è organizzare il tuo ambiente in modo da tenere le tentazioni lontane da te. Cioè, in questo modo il tuo cervello si organizza a seconda di quello che ha a sua disposizione, quindi sa che deve fare a meno degli zuccheri perché non ha zuccheri a sua disposizione. Questo è già un primo approccio, diciamo, sano ed efficace al problema. Il secondo consiglio che ti do è gioca con il cibo. Per esempio, come le antiche tradizioni ayurvedica e della medicina tradizionale cinese ci hanno insegnato, impariamo a giocare con i sapori e con i colori. Utilizziamo tutti i sapori, il dolce, l'amaro, il salato, l'aspro, l'acido. Spesso, infatti, il corpo va a richiamare determinati cibi, diciamo, junk food, zuccheri, cibi conservati industriali perché ha delle carenze. Ha delle carenze dovute al fatto che gli manchino delle sostanze derivate dall'uso di determinati sapori. Quindi imparare a giocare con tutti i sapori innanzitutto dà completezza all'alimentazione. Oltre al fatto che riempendo i nostri piatti di colori piacevoli, ognuno dei quali andrà a colmare proprio una carenza, andrà proprio a riempire una parte del cervello, ci garantirà anche tutto l'apporto di nutrienti che ci servono. Quindi impariamo davvero a giocare con i piatti, a giocare con i sapori, a creare nuove cose che ci appagano, innanzitutto ci danno una soddisfazione nostra personale, ma tolgono banalità, diciamo, all'alimentazione e ci aiutano davvero ad avere un altro rapporto col cibo. Il terzo consiglio che ti do, non dare al cibo il ruolo che non ha. Noi siamo sì quello che mangiamo, tutto quello che noi ingeriamo diventa cellula, diventiamo noi, però proprio il cibo rimane un qualcosa che serve a nutrirci, a nutrire le nostre cellule, a darci energia, a produrre calorie che poi il nostro corpo durante il giorno dovrà consumare. Per approvvigionarci meglio da queste, nel modo migliore, diciamo, da queste fonti, bisogna chiaramente scegliere quelle, di più alto valore biologico, quindi dei cibi che ci arricchiscono, che ci danno energia e non che ce la tolgono. Ma al di là di questo, il cibo innanzitutto non va considerato come né il proprio psicologo, infatti non ci aiuterà a superare i problemi, ingurgitando cibo non risolveremo i nostri problemi, anzi molto spesso li aumenteremo. Allo stesso tempo il cibo non è il nostro demone, quindi non ha nessun potere su di noi, non ha la capacità di gestire la nostra vita, ma siamo noi che possiamo gestire la nostra vita attraverso l'uso di alimenti sani. Non ha nemmeno la colpa il cibo di quelli che sono i nostri problemi, per cui non ha né causa né effetto su quelle che sono le nostre problematiche. Infatti il cibo non ha neanche la colpa dei nostri fallimenti. Ingurgitando velocemente qualcosa, noi non puniamo il cibo, puniamo noi stessi, quindi è proprio il caso di smetterla di autopunirsi, non dando al cibo un ruolo che non ha. E poi il cibo non è il centro della nostra vita, il frigorifero non è il centro della nostra vita, la cucina non è il centro della nostra vita. Deve essere sicuramente un luogo dove noi accediamo col piacere, con l'equilibrio di farlo, per poter dare alla nostra vita e alla vita dei nostri familiari un atto di amore, un atto di cura attraverso la nutrizione e l'alimentazione. Ma non deve essere il fulcro dei nostri pensieri costantemente, tutti i giorni, altrimenti noi drammatizziamo il cibo e questo non aiuta a gestire l'eventuale processo che si attua durante un attacco di fame emotiva. Il quarto consiglio è di spostare l'attenzione su binari differenti, cioè proprio seguito a quello che ti ho appena detto, sicuramente spostare l'attenzione su qualcosa che può riempire le nostre giornate in maniera diversa ci aiuterà a non pensare sempre costantemente al cibo. Quindi una qualsiasi attività fisica, e soprattutto deve essere fisica questa attività perché ti permette di rilasciare un elevato numero di sostanze benefiche come le endorfine. Può essere cantare, ballare, camminare, giocare a pallone, qualsiasi cosa che aiuta il tuo corpo a sfogare
sfogare la tensione, a liberarsi dalle tossine che ha. Non deve essere una cosa impegnativa, deve essere una cosa divertente che ti appaga. L'altro consiglio che ti do, che poi si collega a quello che ti ho appena dato, è sicuramente quello di saziare l'anima e i sensi. Riconoscere quali sono i nostri percorsi emotivi, imparare a stare soli con se stessi, centrarsi nel qui e nell'ora, coltivare anche aspetti spirituali come la meditazione, come la lettura, sicuramente sono dei grandissimi riempitivi che fanno sì che non ci si senta completamente vuoti, che non ci si senta completamente persi e inutili e che quindi la vita assuma proprio un altro scopo. In realtà molto spesso noi abbiamo delle carenze nostre animiche che confondiamo con fame nervosa, con un bisogno di cibo. In realtà noi abbiamo bisogno molto spesso di più cibo per l'anima che per il corpo. Impara a dire di no, impara a dire di no alle cose che non ti piacciono davvero, impara a dire di no alle cose che non sono tue, che non ti assomigliano, che non fanno parte del tuo percorso. Imparare a dire di no vuol dire riconoscere se stessi nel mondo, trovare un posto nel mondo. Molto spesso ci si punisce col cibo perché non si ha sufficiente autostima, quindi è proprio riempirsi col cibo è proprio un atto di rinuncia, cioè non valgo niente, tanto vale che mi rimpilzo, che sparisco perché tanto a nessuno importerà di niente. Invece, coltivando un pochino la propria autostima, riempiendo i propri spazi, lasciando spazio molto spesso tra noi e gli altri in maniera che non veniamo invasi da energie che ci possono risucchiare, dicendo anche di no, questo è un grandissimo aiuto per elevare la propria autostima e lavora tantissimo sul terzo chakra, che è non soltanto il chakra dell'autostima e del potere personale, ma è anche il chakra dello stomaco e della digestione. Quindi le due cose sono completamente collegate, quindi nutrimento dell'anima, nutrimento dello spirito e nutrimento del corpo. Impara a dire di no e vedrai che riprendendoti i tuoi spazi, il senso di frustrazione sarà sempre minore e sarà sempre maggiore, il senso di benessere e di soddisfazione per quello che si è e amore per se stessi. L'ultimo consiglio, che poi non può prescindere da tutti gli altri, e sicuramente dipende da tutti i consigli che ti ho dato finora, è nutriti di passioni. Nutriti di passioni e non avrai più bisogno del cibo per compensarle, perché nutrirsi di passioni, delle proprie passioni interiori, quello che veramente noi amiamo di più fare, e coltivare le proprie passioni dà un sacco di nutrimento allo spirito. Tutto quello che hai messo da parte, a cui hai rinunciato perché non avevi tempo, perché non ti sentivi troppo in gamba, perché hai messo da parte te stesso per magari dedicarti alla famiglia, riprendilo in mano. Che sia un disegno, quindi l'arte del disegnare, che sia fare uno sport che hai messo da parte, che sia coltivare piante in giardino, che sia fare il cammino di Santiago, fai qualsiasi cosa che ti riempie l'anima, che sia davvero la tua passione, perché così vai costantemente a nutrire quella parte di te che ha bisogno, di essere nutrita. Di benessere, quindi diciamo che biochimicamente vai a riprodurre gli ormoni del benessere, quindi la serotonina, e questa cosa andrà a lavorare come un circolo virtuoso, diciamo a sua volta sia sul metabolismo che sull'intestino. Quindi l'intestino è più tranquillo perché comunque l'intestino non ti dimenticare mai che gestisce le emozioni attraverso la produzione di batteri. Noi questo lo diciamo sempre, di batteri benefici per la salute, quindi batteri buoni, batteri amici, che a loro volta poi vanno influenzando il cervello e creando quindi un benessere nel nostro cervello, vanno di nuovo a ricolpire come un boomerang l'intestino, creando veramente un circolo virtuoso di benessere. Si innesca quindi una spirale positiva. Quindi ricordati, prenditi i tuoi spazi, coltiva le tue passioni. Cerca di scoprire quello che vali veramente, non stare tutto il giorno in cucina pensando che sia l'unica stanza della casa in cui trovi il tuo rifugio, diciamo il tuo nascondiglio, non dare al cibo un potere che non ha e riprendi in mano la tua vita, gioca con i sapori, impara a cucinare, gioca con gli alimenti e vedrai che in pochissimo tempo riprenderai un contatto con il cibo più sano, più salutare e più equilibrato. Ciao!